Dunque, se il tempo di questo ciak pensate che sia sufficiente, Ok. possiamo cominciare? Direi di sì. Quindi la registrazione ha avuto inizio. Buongiorno a tutti e a tutte. Io mi chiamo Camilla Lattanzi, ho il compito di presentare questo secondo appuntamento culturale di Fronte del Don. Secondo di una serie che speriamo che sia lunga e che vorrebbe affrontare sotto tanti punti di vista diversi, più svariati possibile, la vicenda storica e militare della campagna di Russia. Il primo appuntamento, lo ricordo, è stato quello di un mese fa con la professoressa Maria Teresa Giusti, che ci ha parlato della sorte dei soldati italiani fatti prigionieri appunto sul fronte russo. Il video di quell'incontro è disponibile nel sito internet al quale vi rimandiamo, frontedeldon.it, e nell'omonimo canale YouTube. Io appunto sono di Firenze e come tutti noi organizzatori ho avuto in famiglia una persona, un parente, un nonno che è partito per quel fronte di guerra. Nel mio caso non è mai tornato. E 2 anni fa mi sono improvvisata ricercatrice, un po' detective, e mi sono messa a cercare notizie di un nonno del quale non sapevo assolutamente niente. In quell'occasione, soprattutto grazie all'incontro con Riccardo Bulgarelli e soprattutto col suo libro, per l'appunto, Fronte del Don, ho avuto un po' le prime istruzioni di come muovermi nel mondo della ricerca e i risultati di quella ricerca li ho resi disponibili a tutti in un audio documentario che è andato in onda su Rai Radio 3 e che è ancora disponibile negli archivi internet di Rai Radio 3. Si intitola A volte non ritornano, cercando il nonno disperso sul Don. Ho il piacere di presentare io l'ospite di oggi, proprio perché il professor Giorgio Scotoni, che saluto, è stato una delle voci del mio audio documentario. Giorgio Scotoni è uno storico, un politologo, insegna in Russia, quindi parla russo, ha avuto accesso agli archivi russi, ha letto tante cose e ha scritto dei libri che sono stati utili, anche, ne faccio vedere uno, appunto, uno dei suoi che ho letto proprio nel periodo in cui facevo ricerca e si è dedicato quindi molto agli studi scientifici sulla campagna del Regio Esercito italiano in Russia. Uno dei suoi testi è appunto è stato da me consultato e dopo averlo letto sono andata a incontrarlo e l'ho intervistato. Durante questo incontro di persona che ho avuto con il professor Scotoni, gli ho fatto un'intervista e in questa intervista il professore ha espresso alcuni concetti che vi vorrei riportare. Sono 4 brevi cose che mi hanno colpito molto e che vi vorrei condividere con voi perché mi sembrano significative anche per introdurre la sua relazione. La prima cosa che mi ha colpito è quando ha dichiarato che quella guerra fu un crimine contro le stesse forze armate, mandate a giocarsi la vita senza un equipaggiamento adeguato. E questo non lo diceva per vittimizzarci come sempre, come spesso succede, ma per mettere in fila determinate responsabilità politiche. La seconda cosa che ha detto e che vi riporto perché potrebbe essere uno stimolo interessante, anche se magari non verrà trattata, però io penso di sì, è che Hitler in Russia stava combattendo 2 guerre. Non una. La prima era una guerra di sterminio, lo sterminio del popolo slavo, e questo obiettivo è stato purtroppo raggiunto. La seconda guerra era la guerra, diciamo, militare che è stata persa. Però, appunto, la guerra di sterminio è stata una guerra, della quale a volte non si parla proprio perché un po' ci vergogniamo di essere stati a difendere quel tipo di campagna, quel tipo di obiettivo. Un'altra cosa che ha detto e che vi riporto è che è come intendiamo diversamente noi, il popolo italiano, cittadini italiani, diciamo, e cittadini russi, il senso della storia. Professor Scotoni ha detto che per gli italiani la storia è evasione, ma non riusciamo a sostanziarla, mentre in Russia la storia è memoria attuale, è memoria presente. Sembra quasi in Russia che la guerra sia finita ieri. Effettivamente è finita ieri perché mi disse il professor Scotoni che soltanto nel 2011 la Germania ha finito di pagare i suoi debiti di guerra, della prima guerra mondiale però.
E questa è una notizia che non hanno riportato in molti. Mi ha colpito questo, il fatto che le guerre, le conseguenze delle guerre continuano a essere con noi. Noi lo sappiamo bene, soprattutto noi che abbiamo perduto dei parenti in quella guerra. Ultima cosa che vi riporto, perché mi sembra molto bella, riguarda l'operazione Sorriso, che è l'operazione che hanno fatto gli alpini, che hanno aperto un asilo a Rossos. E il professor Scotoni l'ha definita un'operazione di diplomazia popolare. E mi disse che appunto gli alpini erano stati considerati quasi un po' stravaganti e naif per questa, che invece è stata la migliore operazione di pacificazione della memoria, nel tentativo di dare una lettura che andasse un po' oltre i soliti triti nazionalismi. E mi disse appunto che gli alpini avevano chiesto scusa e che i russi del luogo avevano molto apprezzato. Con questi brevi quattro stimoli, che spero anche voi abbiate trovato veramente interessanti, di grande ispirazione, cedo finalmente la parola al professor Giorgio Scotoni, ringraziandolo per la sua partecipazione, e lascio lo spazio alla sua relazione dal titolo Anatomia di una disfatta, l'annientamento dell'ottava armata italiana sul fronte russo nell'inverno 1942-1943. Grazie a tutti e a tutte. Hola, salve. Posso iniziare, credo. Ma non mi ritrovo qui. Sono qua. Pronto, mi sentite? Sì, la sentiamo, professor Scotoni. Sì, allora, io pensavo di strutturare un po' questo incontro con una parte introduttiva per capire l'inquadramento generale, in che condizioni siamo partiti per la campagna di Russia. E poi focalizzare un attimino sulla campagna dell'Armir per verificare come si è svolta poi la partecipazione bellica alle operazioni sul fronte del Don. Le notazioni che ha fatto Camilla sono senz'altro puntuali, perché effettivamente quando noi entriamo in guerra, nella campagna di Russia, ci troviamo di fronte a un avversario che è senz'altro stato colpito duramente, ma che è un esercito tecnologicamente avanzato, in grado di sostenere una guerra moderna. Quello che invece manca all'esercito italiano è proprio questo spessore, ha un armamento, come si sa, obsoleto e un'organizzazione deficitaria. Giova a ricordare che il Regio Esercito è in guerra ininterrottamente dal 3 ottobre 1935. Che noi iniziamo la guerra con la campagna di Etiopia, poi proseguiamo con la campagna sul fronte della guerra di Spagna e c'è un logoramento anche dei mezzi, dei materiali notevole. Quindi arriviamo poi al 40, la campagna in Francia che è stata, diciamo, condotta in un modo quantomeno superficiale. In tutte le deficienze che avevano accumulato negli anni, le forze armate italiane esplodono con l'invio sul fronte russo. Ce ne sono alcune che sono particolari. Ce n'è una notissima che è dovuta alla fascistizzazione delle forze armate, cioè la strutturazione delle nostre divisioni in divisioni binarie invece che ternarie. L'Italia ha circa 106 reggimenti di fanteria più 10 reggimenti alpini. Decidono, per moltiplicare i posti di comando e fidelizzare il corpo degli ufficiali, di trasformare le divisioni italiane da ternarie, circa 15.000 uomini, in binarie, circa 10.000 uomini. Questa soluzione, senz'altro, permette di moltiplicare il numero sulla carta delle divisioni, ma vi rendete conto che poi, quando ci si trova su un teatro operativo, non mette a confronto due forze uguali. E il primo riscontro sarà durante la guerra di Grecia, in cui ci si rende conto che le divisioni binarie italiane davanti a quelle ternarie greche devono, diciamo, soccombere. Per cui si rimedia inserendo dentro le nostre divisioni di fanteria legioni di camicie nere, che in questo caso hanno funzioni di combattimento. Questo è uno dei principali punti di svantaggio nel combattimento. Gli altri sono i mezzi tecnici, sono assolutamente obsoleti. Noi abbiamo un esercito quasi privo di mezzi corazzati, i mezzi corazzati sono in gran parte carri leggeri, abbiamo armamenti anticarro inadeguati,
in genere sono pezzi da 47 mm che vedranno poi sul fronte del Don del tutto incapaci i nostri artiglieri di fermare i carri russi. Hanno un fucile a 6 colpi, modello 91, di fronte si trovano 1,5 milioni di PPCA, di fucili automatici, sparano 72 colpi. Il volume di fuoco di un fante italiano a confronto di un fante sovietico è 4 volte inferiore. Se leggete gli ordinamenti, i manuali delle forze armate dell'epoca, vi diranno i fucili automatici, cito testualmente, possono giungere 500 colpi al minuto. Dato che consumano un'enorme quantità di munizioni, ciò consiglia di non distribuirli alle truppe, ma di dotarne solo alcuni tiratori. Questa è un po' la concezione con cui si sono, diciamo, forniti gli armamenti individuali del Fante. L'Armira, anche lui, è dotato di carri colombaia, non ha di fatto un supporto aereo degno di questo nome. Il dato sempre che viene citato, più macroscopico, senz'altro, è la carenza di motorizzazione, perché l'esercito italiano, rispetto agli altri eserciti, ha una quantità di automezzi 10 volte inferiore. In più, ciò che è abbastanza singolare è l'organizzazione dei trasporti, della logistica, perché viene fondato su autoreparti e autoraggruppamenti, cioè viene fatto il rifornimento di truppe, di munizioni, la logistica dalle retrovie al fronte, non viceversa. Quindi noterà poi Alexander che le divisioni italiane contro cui si trova a combattere sono estremamente ritrose a avanzare, perché effettivamente un comandante di divisione va avanti ma non sa se poi dopo perderà i collegamenti con il retrofronte e con la possibilità di approvvigionarsi e di avere poi un adeguato rifornimento. Questi sono i dati, diciamo, di base, che le tabe che ci portiamo sul fronte russo. E un altro fatto abbastanza importante è la carenza del supporto aereo. Come noto, il nostro contingente giallo XIR ha una componente aerea, ma non viene di fatto utilizzata. Infatti tanti reduci lamenteranno che non ricevono supporto aereo. E non ricevono supporto aereo perché in realtà la componente aerea è affidata allo Luftwaffe. E quando si intervistavano i reduci aviatori italiani, dicevano: ma noi volevamo quando i tedeschi ci davano la benzina, altrimenti non si poteva proprio volare. E i tedeschi ti davano la benzina quando devi appoggiare le loro truppe o scortare i loro bombardieri, non quando devi appoggiare le truppe italiane. Quindi c'è una subalternità che è estremamente già marcata fin dal primo anno di guerra nei confronti dell'alleato. Questa subalternità è un handicap che in un teatro così distante dalla madrepatria, 3.000 chilometri, in cui dipendiamo completamente dalle linee di rifornimento alleate, si sconterà sempre di più. E ovviamente uno dei dati più impressionanti sul teatro russo che esalta questa assenza di motorizzazione è la dimensione spaziale. La spazialità è il fattore. Adesso volevo condividere con voi un... vediamo se riesco. Voi vedete il PDF? Ho mandato un PowerPoint. Lo riuscite a vedere? Sì, sì, lo vediamo. Grazie. La spazialità è uno degli elementi che più diciamo, colpisce i nostri soldati. Un libro che ho trovato molto interessante di Marcelli. Ecco, i romani in Russia, se qualcuno ha occasione lo legga, è stata fatta una bella versione con la prefazione di Cristicchi, con anche dei fumetti. Questa è la condizione in cui si trovavano i nostri soldatini quando si trovano sul teatro russo. Come sapete, quando parte l'Oxir, i nostri soldati si trovano a dover fare il viaggio di fatto a piedi, non ci sono mezzi, i trasporti vengono organizzati in modo così abbastanza rocambolesco. Faccio presente quando va Mussolini sul fronte di Uman a incontrare Hitler,
si appropria di un'autocolonna per spostare dei pezzi di Torino. Queste erano le condizioni in cui l'Italia entra in guerra contro l'URSS. Questo andrebbe rimarcato, perché noi dichiariamo guerra all'URSS. L'Italia non viene trascinata, coinvolta, come è successo all'URSS e agli USA nella Seconda Guerra Mondiale, ma ci si getta a capofitto a seguito della Germania. Quello che è anche importante rimarcare è l'assenza di ragioni e di un quadro strategico in cui inserirlo. Pensate un po' alla posizione dell'Italia nello scacchiere europeo. Il nostro teatro operativo naturale è il Mediterraneo, è il nostro ambito su cui eventualmente esprimere la nostra potenza poteva essere appunto la Libia, il Nord Africa, eccetera, non certo la Russia. Non solo non c'erano ragioni di conflitto e non c'era di fatto nessun precedente, però quello che più lascia perplessi gli stessi russi è l'assenza di una ragione pratica. Mi spiego meglio. Quando vengono attaccati dalla Ungheria, dai limitrofi, dalla Romania, eccetera, e nel ranking dei nemici dell'Unione Sovietica tutto coincide. Quando arriva la dichiarazione di guerra italiana, lascia veramente sgomenti. Io faccio presente quello che scrive Ciano quando convoca l'ambasciatore sovietico a Roma il 22 giugno del 41 per notificare la dichiarazione di guerra. E l'ambasciatore sovietico è mezza ambasciata. Quel giorno a Roma fa molto caldo, è afoso, sono andati a Fregene e sono a fare i bagni. Nessuno si aspettava che l'Italia potesse attaccare l'Unione Sovietica. Effettivamente lo stesso Hitler rimane disorientato. Voi sapete che il piano più lungamente pianificato dal Terzo Reich, il giorno dopo letteralmente la resa francese, inizia presso il Stato Maggiore germanico la pianificazione dell'operazione Barbarossa. Si basa su un precedente storico, che è l'operazione Faustschlag del 1918, dove, se voi sovrapponete poi le carte, coincidono quasi perfettamente le direttrici d'avanzata verso il sud, viene modificato, è accompagnato da preparativi logistici, strategici e politici estremamente dettagliati. Cito il piano 8, se vi capitasse di andare a Berlino al museo della capitolazione a Karlsruhe, c'è uno straordinario plastico, fa vedere quanti chilometri, migliaia di chilometri di ferrovie vengono realizzate attraverso la Polonia dalle forze armate tedesche durante il 1939-40 per poter poi alimentare già all'epoca l'offensiva che prevedevano di fare contro l'URSS. Pensate anche tra diciamo, i preparativi all'attacco all'Unione Sovietica, alla grande titanomachia che sognava Hitler, quello che è l'attacco alla Grecia. Perché mentre Hitler pianifica questo straordinario colpo, diciamo, contro l'Unione Sovietica, voi immaginate il grande rapina alla banca d'Inghilterra, arriva questo bandito italiano e attacca a tradimento fruttivendolo greco, fa su un tale chiasso, per adesso le prende pure, che riesce a far intervenire in Grecia gli inglesi. Quindi Hitler aveva previsto l'attacco per la metà di maggio, deve ritardarlo, liberare, diciamo, la penisola balcanica, assicurarsi le spalle. In due settimane, tre, vengono prese prima la Jugoslavia e poi la Grecia, e quindi può partire poi per la sua operazione Barbarossa. L'Italia in tutto questo c'entra poco o nulla, non ha piani operativi, viene arrangiato questo corpo, che è il corpo di spedizione. In Russia, voi sapete che in origine si chiamava XIR, e è stata una scelta anche questa, poi dopo diventerà il 35° corpo d'armata, anche quella un pochino discussa, perché inizialmente Mussolini lo voleva chiamare CAI, il corpo anticomunista italiano. Adesso non ve la faccio per le lunghe, diciamo che il tutto questo prima esperienza al fronte russo evidenzia le nostre carenze. Se leggete i diari del generale Halder, i diari stessi di Mese, eccetera, voi vi rendete conto che non può essere che destinato a un ruolo passivo a protezione dei fianchi tedeschi, non ha capacità di movimento, perché non abbiamo automezzi, non abbiamo forze corazzate,
I tedeschi, fra l'altro, ci tengono abbastanza a distanza, perché c'è proprio un ordine anche esplicito dell'alto comando di non far scendere gli italiani in Crimea, devono restare nel Donbass. Diciamo che il bilancio è senza lode e senza infamia, c'è la battaglia di Natale che è abbastanza ben riuscita, ma diciamo in questo primo anno a fronte russo, Messe comprende chiaramente che non ci sono le condizioni per operare. La fortuna, diciamo, dei soldati dell'Ossie è di essere guidati da un comandante che è considerato ad oggi il miglior maresciallo della Seconda Guerra Mondiale del nostro esercito. E infatti, se andiamo a guardare poi anche il tasso di congelati, di perdite durante l'inverno, è estremamente basso. Messe si premura che i soldati siano al ricovero in luoghi caldi e chiusi, rifiuta l'ordine, spinge proprio l'ordine di von Kleist di avanzare su Rostov in mezzo all'offensiva tedesca alla fine di ottobre, perché non c'è la possibilità poi di alloggiare le truppe. Quindi ha un atteggiamento abbastanza indipendente, diciamo che studia anche la situazione, è estremamente allarmato per le notizie che provengono sul regime di occupazione, già trapelano molte notizie, voi le troverete se volete anche in tanti libri di Reduci, su questa guerra di Semina che viene fatta on site già a partire dal 24 giugno del 1941, perché appena passano il confine rumeno, arrivano in Moldavia, fanno le prime grandi stragi, che sono poi dei pogrom, facendo molto arrabbiare anche il Heydrich, perché dovevano essere cose fatte con discrezione e in silenzio. Diciamo che tutto questo conferma a Messe che non siamo in grado di combattere una guerra sul fronte orientale. Il Regio Esercito non ha tecnicamente le capacità di continuare a guerreggiare. Tant'è che quando poi si saprà questa costituzione della nuova armata, Messe sarà fra le persone che rifiutano e cercano di consigliare anche Mussolini a ricedere da questo intento inutilmente. Adesso qui molte cose le conoscete, quindi non le approfondisco. Questa nostra condizione di subalternità è dovuta al fatto che siamo arrivati, come si dice in Russia, l'ospite non invitato, che è peggio di un tarto. Cioè, siamo arrivati al fronte russo senza che in realtà ci avessero chiamati. La situazione si capovolge a dicembre del 41. Come sapete, il grande piano di Hitler è di conquistare in 3 mesi tutta la Russia fino alla linea AAA, cioè fino a Arkhangelsk, diciamo fino agli Urali, Astrakhan, e non si realizza. La battaglia di Mosca capovolge letteralmente lo scenario strategico. Non è più una blitzkrieg. Gli alti comandi russi hanno compreso bene qual è il punto critico di tutta la strategia tedesca, cioè il fattore tempo. È stato dato questi ordini di resistere a oltranza che provocano 3 milioni e mezzo di perdite nelle file sovietiche, con distruzione in mani, però effettivamente la battaglia di Mosca, che Hitler si preparava a vincere, voi sapete, aveva già fatto stampare titoli sui giornali. Se andate a Mosca sulla ulica Tverskaya, c'è un palazzo che è rivestito col granito fatto della Norvegia, fatto portare da Hitler fuori Mosca per costruire il monumento ai vincitori della battaglia di Mosca. Nell'ottobre, novembre, dicembre, sono mesi terribili, il Bolshoi Trap, la grande fuga da Mosca, si capovolgono di fatto le sorti sul fronte russo, perché è la prima grande disfatta della Wehrmacht dall'inizio della Seconda Guerra Mondiale. C'è un altro fatto molto importante. Il 7 dicembre del 1941 entrano in guerra gli Stati Uniti. Questa cosa cambia radicalmente il peso e i rapporti di forza sul campo di battaglia. Tempo fa pubblicai un contributo che riguardava la strategia balcanica di Churchill sulla base di documenti che sono stati segretati nel 98 in Russia
e sono i verbali degli incontri fra Anthony Eden il 15 di dicembre del 41 e Stalin a Mosca per decidere un po' come si sviluppare l'alleanza. E Stalin presenta a Eden una letteralmente lista della spesa, una lista di Leporello, in cui già definisce tutti gli assetti post-bellici per l'Europa, quindi ci riguardano anche direttamente, Trieste va alla Jugoslavia, il Dodecaneso per risarcire alla Grecia, eccetera, eccetera. E uno si domanda, ma come questo? C'ha ancora i carri piccoli tedeschi a 40 km da Mosca e già cerca un po' di definire gli assetti post-bellici perché sa di aver vinto, perché sa effettivamente di aver vinto in quanto sono entrati in guerra gli Stati Uniti d'America. È una guerra adesso totale, è una guerra di logoramento, non è più a favore del Terzo Reich. Questo costringe Hitler a chiedere nuove risorse umane, nuovi materiali e porta inevitabilmente agli italiani la richiesta di nuove forze. Come sapete, vengono modificati gli obiettivi e la seconda, diciamo, la secondo anno di guerra, la seconda grande idea strategica di Hitler è di organizzare la cosiddetta doppia tenaglia, cioè di scendere, è una ripetizione pari pari dell'operazione Faust, di scendere attraverso il Caucaso, raggiungere la Siria, mentre dal versante meridionale, cioè attraverso il canale di Suez e dalla Palestina, dovevano salire le altre forze dell'asse, chiudere questa grande tenaglia e, se vedete, tagliare le vie principali di rifornimento dal Caspio ai centri industriali della Russia centrale. Questo è un settore strategico del fronte tedesco-sovietico. Come non sempre si sa, il grosso dei rifornimenti che vengono inviati dagli alleati all'Unione Sovietica attraversano le zone dell'Iran e del Caspio, la strada militare georgiana, eccetera. Poi ci sono i grandi giacimenti di petrolio di Baku, il petrolio di Grozny e quant'altro. Quindi effettivamente è un obiettivo fondamentale. L'offensiva tedesca è pianificata nei dettagli, deve scendere fino a Voronezh, poi puntare direttamente sul Grozny fino a Tbilisi, assicurarsi il fianco lungo il Don e sfondare verso il sud. Con quello avrebbero tagliato, diciamo, i giacimenti, secondo le candidature, i giacimenti di petrolio essenziali al movimento dell'Armata Rossa e al contempo i rifornimenti che inviavano gli alleati. Questo piano incomincia a, diciamo, in grande spolvero, a travolgere immediatamente le difese russe, ha un successo insperato iniziale, c'è un'operazione diversiva che si chiama Operazione Cremlino, c'è il grande timore sempre di Stalin che riprenda la avanzata tedesca su Mosca, ma questo non avviene perché appunto scendono a sud, travolgono tutte le difese sovietiche. È l'ultima grande vittoria della Wehrmacht. Trovate tante memorie di nostri soldati, alpini anche, che raccontano, mentre loro si incamminano verso il fronte, di queste torme, di queste masse di prigionieri che vedono mancare nella polvere e pensano di aver vinto, perché se vedi 200.000 prigionieri nemici che sfilano nelle steppe, tu capisci che hanno distrutto l'esercito avversario. Appunto, dicevo, diciamo, la chiave un po' di tutto questo è il modo in cui viene organizzata la difesa da parte dei russi. I russi perdono 3 milioni e mezzo di soldati nei primi mesi di guerra, non viene fatta, diciamo, non si risparmia nessuna risorsa umana in questo grande calderone. Molti di queste unità in realtà sono truppe raccoglitrici, abbastanza sono truppe asiatiche, con scarsa anche istruzione militare. Il grosso deve ancora arrivare, stanno organizzando tutte le loro riserve e sono già ben attrezzate. Cioè, perché un punto di svolta, l'estate del 42 è estremamente in bilico, incerta la situazione. C'è un dato comune fra
alto comando tedesco e alto comando sovietico, che è la sottovalutazione delle capacità dell'avversario. Stalin reputa ormai in esaurimento la capacità offensiva del Reich, e viceversa il Reich reputa che ormai l'Unione Sovietica sia in ginocchio. Si sbagliano entrambi. Qui è in questo teatro operativo gigantesco viene un po' al pettine tutti i nodi che sono, dal punto di vista strategico, che sono in ballo. Una delle nostre, appunto, carenze, quando arriviamo in Russia, è la motorizzazione, che con queste dimensioni, con la spazialità russa, mette completamente in crisi già all'arrivo tutta l'ottava armata italiana. Voi immaginate fronti di 600 km su cui muovere truppe, uomini, mezzi e quant'altro. In breve, l'operazione Bravo si sviluppa in modo brillante, con grandi sfondamenti. Ci sono imponenti forze corazzate, c'è una superiorità nel cielo e in movimento, diciamo, da parte della Wehrmacht. Mettono in campo anche una notevole massa di uomini, riescono a prendere Voronezh il 7 di luglio. Qui vengono divise le forze e si dice un gruppo, il gruppo A, che è il grosso delle forze con la quarta armata corazzata, scende per sfondare nel Caucaso, mentre il gruppo B farà un'operazione, diciamo, ausiliaria su Stalingrado per impedire che da questo settore i sovietici possano poi sviluppare un'offensiva sui fianchi del gruppo A e creare una minaccia. Quindi Stalingrado è un obiettivo secondario rispetto all'obiettivo del Caucaso in questo disegno originario. In questo piano viene inserita l'ottava armata italiana. In particolare il corpo d'armata alpino viene destinato fin da maggio a operare nel Caucaso come corpo specializzato. Ora, voi sapete che le forze alpine sono in genere inserite a reggimenti. Già l'idea di avere un corpo d'armata alpino è alquanto balzana. In questo caso vengono inviati su un terreno a loro confacente, come può essere il Caucaso, infatti si preparano, studiano, eccetera, quindi la cosa viene considerata abbastanza fattibile. E quindi sarà separato dall'ottava armata, che invece continuerà. Mussolini chiede un ruolo offensivo, vuole avere le sue spoglie, quindi va bene così. Tutto questo naturalmente è sulla carta. Come sulla carta, se voi guardate la pianta organica, questa grande unità che è nata per difendere la Pianura Padana e lavorare, diciamo, su un teatro operativo prealpino domestico, quindi anche con grossi vantaggi dal punto di vista logistico, eccetera, ha, diciamo, una consistenza abbastanza solida. Se guardate, abbiamo la Ex-Sir, quindi le tre divisioni, c'è il secondo corpo d'armata e poi c'è il corpo d'armata alpino. Il corpo d'armata alpino verrà inserita la Vicenza, che inizialmente non viene considerata, quando viene strutturata l'ottava armata, come una divisione parte dell'ottava armata. Poi il generale Broglia, comandante della Vicenza, la Vicenza è una divisione di, diciamo, riformati. È una divisione composta da quadri che sono, diciamo, fisicamente malandati, e quando deve partire per il fronte russo, il comandante ordina ai medici militari di non fare la visita, perché sennò il 40% degli organici doveva restare a Mentone, e è schierata sulla Costa Azzurra. Il comandante Broglia vuole maturare 3 mesi sul fronte combattente per avere l'aumento di grado e di stipendio. Quindi chiede, manda una lettera a Mussolini e chiede gentilmente di partecipare alla campagna sul fronte russo. Viene accontentato. Anche la Vicenza viene inserita, essendo una divisione così, diciamo, appunto era di presidio a Mentone, non ha l'artiglieria, si sono trovate anche negli archivi tanti ruolini di prigionieri, sono persone anche abbastanza, cioè per l'epoca, diciamo, sopra i 40 anni, quindi
Va bene, insomma, però per fare i servizi di retrovia potrebbe anche starci. Invece il grosso è proprio il nostro corpo alpino. Venerdì 17 luglio parte con il comando Nashi. Nashi è un buon alpino e il comandante invece dell'ottava armata, Garibaldi, non è un buon generale. Diciamo che è un generale che piace a Hitler, questo sì, mentre Meste non piace assolutamente ai tedeschi perché è molto indipendente. È un, diciamo, roccioso pugliese che si sa far valere. Comunque, la nostra ottava armata parte nel bel mezzo della battaglia di Stalingrado. Voi sapete che, appunto, è una battaglia estesissima non solo dal punto di vista geografico, ma anche dal punto di vista temporale. E esattamente quando inizia la battaglia di Stalingrado, i nostri alpini partono e col comando di corpo d'armata e si incamminano verso la Russia. E questo è il generale Meste, che è una persona sopra i 70 anni, appena venuto dalla Libia, è noto perché non usciva volentieri quando faceva freddo, però insomma d'estate così si poteva andare anche a fare una ricognizione alle truppe. Ecco. Poi c'è un, qui ci sono molte foto che voi conoscete sicuramente. Ecco, questa è una carta che secondo me potrebbe servire perché questo è il teatro operativo di Stalingrado. La Nova Ekalipa qui è sotto. Noi andiamo proprio a schierarci in mezzo. In realtà i primi, l'ottava armata subentra all'Oxir il 9 luglio del 1942. In realtà non si è ancora mossa quando inizia la battaglia. Il primo scontro è a Serafimovic, formalmente. Se voi avete occasione di vedere un bel film sovietico degli anni 70, Shliza Rodina, è proprio ambientato a luglio dell'agosto, luglio-agosto del 42, sull'asta di Serafimovic, dove combattono poi i nostri anche bersaglieri. La cosa, diciamo, è un'operazione anche quella secondaria, però ha avuto grossa risonanza anche nella nostra storiografia e ha avuto anche per l'alto numero di perdite, insomma, che sono state inflitte. Questo, siamo già a fine agosto, noi stiamo ancora schierandoci sulla linea del Don quando i sovietici ci attaccano e ci attaccano nella zona dove poi si svolgeranno tutte le operazioni. È un'operazione di alleggerimento per ridurre la pressione dell'asse sulla direttrice di Stalingrado. La situazione è critica perché ormai si sta arrivando allo sfondamento tedesco sulla città. Voi sapete, il 23 agosto è il primo grande bombardamento tappeto e quello un po' che decide il destino anche della popolazione che è rimasta bloccata in città. Per alleggerire questa offensiva germanica mandano un attacco sulle forze italiane che stanno presidiando il fianco dell'avanzata della Sesta Armata su Stalingrado. Sono episodi che da noi vengono ricordati con in genere focalizzando sulla carica di Zbuschenko. Se leggete le fonti russe sulla carica di Zbuschenko, vedremo che si tratta di cosiddetti Boris Baitsov Shaktiori, cioè combattenti minatori, sono dei minatori militarizzati con anche abbastanza scarsa preparazione, e c'è un celebre radiogramma che viene mandato da questi reparti al comando della 23esima armata sovietica e gli chiedono: ma chi è che vi sta attaccando? E siccome li stanno attaccando i Savoia Cavalleria, che ha anche un bel emblema sull'elmetto, loro dicono: ci stanno attaccando i moschettieri del re d'Italia, testuale come ve lo dico. Questo per dare un po' la caratura anche dell'avversario. Mentre si sta svolgendo questa battaglia viene dirottato il corpo alpino italiano, famoso dirottamento del 19 agosto 1942. Le truppe tridentina, punense, Iulia stanno marciando a piedi verso il Caucaso, vengono arrestate e rispedite sul fronte del Don.
In realtà, se andiamo a vedere la cronologia, l'ordine di dirottamento precede di 24 ore l'attacco sovietico. Ancora adesso non è chiaro se sono stati i tedeschi o è stato Gariboldi che era molto contrario a scorporare il corpo alpino dalla cava armata. Fatto sta che gli alpini che erano destinati a operare in territorio montuoso si trovano poi schierati in pianura. Perché è importante la prima battaglia difensiva del Don? Per due fatti. Permette ai sovietici di sperimentare diciamo, il meccanismo difensivo dello schieramento italiano. Intanto assaggiano anche la fragilità. Pensate alla povera divisione sforzesca, non ancora riuscita a schierarsi sul fiume che già viene travolta da questo attacco. L'altro punto interessante svela il meccanismo di intervento della Wehrmacht, perché la Wehrmacht lascia gli italiani schierati in prima fila e poi fa scivolare alle spalle di rinforzo nei punti di rottura le sue forze corazzate o i suoi reparti più capaci per tappare un po' le falle. Quindi capiscono come funziona un po' la strategia difensiva in questi settori tenuti dai satelliti. Lo stesso vale per gli ungheresi e vale per i rumeni. Noi sapete, siamo stati schierati come, diciamo, forze di interposizione perché rumeni e ungheresi non si amavano molto e siamo stati messi in mezzo, però per tutti i satelliti vale questa logica. L'altro punto importante è che in questo frangente viene anche sperimentato il cosiddetto metodo Messe, cioè nel bel mezzo della battaglia il comando tedesco solleva dall'incarico il comandante del 35esimo corpo che è investito dall'offensiva sovietica e dicono: vi subentriamo nel comando e diamo noi gli ordini alle truppe. Chiaramente Messe si inalbera, ne viene fuori una questione, diciamo, politica. Messe si trova solo perché Gariboldi si schiera con il comando tedesco, von Kleist poi si scuserà con Messe, ma là ci si capisce che, diciamo, qualcosa non funziona, qualcosa non funziona. Cioè, noi siamo subalterni tedeschi, ma in questo caso proprio siamo satelliti allo stato puro. Ci sono le nostre truppe che devono sottostare ai comandi non dei nostri generali, ma dei generali germanici. Questo si rivela, diciamo, ancor più quando si decide lo schieramento definitivo dell'ottava armata. Qui vedete com'era stato concepito inizialmente, questo è molto corretto, diciamo, con delle divisioni in seconda schiera, diciamo, una capacità di assolvere autonomamente alle proprie esigenze anche difensive. Sicuramente non siamo in funzione statica, passiva, dobbiamo tenere semplicemente la linea del fronte. Voi immaginate la situazione perché dal punto di vista geografico è estremamente interessante. La sponda occidentale su cui sono schierate le forze italiane è la dominante, cioè è proprio più elevata rispetto all'altra sponda. Io ricordo anni fa, e qui abbiamo questa lancia di via Prima Monda, poi, però forse un attimo si capiscono anche le curve di livello. Noi facemmo tutta una ricognizione. Abbiamo trovato diverse testimonianze e proprio da queste parti, ricordo, c'erano delle persone anziane in cui, che serbavano la testimonianza di questa situazione in cui si vedevano sopra, sulle alture, il nemico e loro sotto. Quindi c'era una posizione dominante, di vantaggio, diciamo, strategico, però un punto di debolezza enorme. Non si può avere uno schieramento a cordone e pensare di organizzare una difesa senza delle riserve. Le riserve, in teoria, l'avrebbero dovute rifornire i tedeschi. Dal termine della prima battaglia difensiva del Don fino a dicembre, praticamente non succede nulla. Si entra nella cosiddetta stasi operativa. Il fronte tace, ci sono grandi movimenti, si sa che sta per succedere qualcosa. Ma agli italiani nulla è dato sapere sulle reali intenzioni del nemico. I tedeschi rassicurano, ormai questi sono vinti, abbiamo preso quasi Stalingrado, eccetera, eccetera. Allora, faccio un preambolo. Molti di voi conoscono i piani tedeschi e i piani sovietici, come vengono concepiti.
Un punto diciamo di grande valenza è il capovolgimento, diciamo, della lettura che diamo noi in Italia di queste vicende rispetto a quella che è la lettura che ne danno sia la storiografia tedesca che quella russa odierna, che quella poi sovietica, ovvero sia. Quando si studia il ciclo degli eventi militari, si vede che appunto l'operazione principale è quella che stanno conducendo su Stalingrado e sul Caucaso. Diciamo, un punto di svolta è proprio il 23 agosto, in cui in questa celebre riunione serale al Cremlino, cioè, la città ormai praticamente in fiamme, Stalingrado, eccetera, però giunge la notizia che i tedeschi stanno mandando altre divisioni, forze corazzate e quant'altro. E confabulando Vatutin e Vasilievskij usano la parola quata, che vuol dire veramente fregola in russo, cioè qui questo comando tedesco ha la fregola di prendere Stalingrado e capiscono che può essere un bel sistema, perché in realtà Stalingrado diventa il grande buco nero che poi assorbe tutto l'impegno offensivo del gruppo armato A, prima ancora che del gruppo armato B, perché incominciano proprio da settembre, ottobre a trasferire sempre più divisioni sulla direttrice di Stalingrado, alleggerendo quella del Caucaso, che era la principale. Quindi la Wehrmacht riesce ad agosto a mettere la bandiera nazista sulla vetta dell'Elbrus, ma non riesce a prendere la strada militare georgiana e rimane bloccata sulle pareti, diciamo, del Caucaso, senza riuscire a valicarlo, gettando una quantità immensa di forze sulla direttrice di Stalingrado, che appunto diventa il grande pentolone in cui viene a maturare il piano operativo sovietico. Piano operativo che prevede in realtà in origine due operazioni. Operazione Urano, che è quella del 19 novembre, per chiudere in una sacca le forze tedesche a Stalingrado, e l'operazione Saturno, che deve poi condurre a uno sfondamento dell'Armata Rossa fino a Rostov per chiudere in una sacca gigantesca tutto il gruppo di armate A. Quindi, se fosse riuscito questo piano, avrebbero preso prigionieri 1,5 milioni di tedeschi, insaccati, insomma, liquidati, e avrebbero forse accorciato la guerra di 8 mesi. Purtroppo, subito dopo l'operazione Urano, 19 novembre, oggi Russia è ancora festeggiata come il giorno dell'artiglierista, le cose non vanno come ha previsto lo Stavka sovietico, ovvero sia i tedeschi hanno ancora ottime riserve. Con von Manstein organizzano una controffensiva che si chiama Tempesta Invernale su Kotelnikovo e riescono a sfondare arrivando fino a quasi 40 km da Stalingrado. Questo costringe il comando sovietico a cambiare a sua volta il piano Saturno e a farlo diventare appunto piccolo Saturno. L'obiettivo viene cambiato: travolgere gli italiani sul Don, arrivare e bloccare alle spalle l'avanzata, lo sfondamento germanico a sud. Vediamo se riusciamo a... Eccolo qua. Benissimo. Allora, questa, voi vedete, è Stalingrado, qui c'è una grossa avanzata da parte tedesca, e questo poi è la risposta che danno i sovietici. Gli italiani sono in mezzo a questo grande calderone, fermi, immobili, non sanno praticamente nulla di quello che sta succedendo, vedono che sta crescendo la pressione operativa, e per noi la battaglia del Don inizia l'11 di dicembre, per i russi il 16, in realtà loro dicono che si trattava semplicemente di ricognizione attiva e di così, attacchi di assaggio. Certo che quando mandi ricognizione attiva protoni di 6.000 uomini, per noi è già, diciamo, qualcosa di abbastanza ingente e non può essere considerata così una semplice passeggiata dietro le retrovie nemiche. Comunque, diciamo, tecnicamente inizia il 16 per i sovietici, l'operazione è pensata come un'operazione a tutti gli effetti di sfondamento per travolgere e annientare le forze italiane. Questo è il rapporto di forze sulla direttrice di sfondamento principale, che viene proprio
posizionata qua. Questa è la tesi di ponte di Ostrovka. Qui 2 anni fa andammo con l'allora attaché militare, 3 anni fa, Fugari, a fare una ricognizione, perché si pensava a via Climamon di fare un monumento, diciamo, italo-russo, comunque un monumento per la pace. Adesso la proposta era stata respinta, hanno fatto un bel monumento russo, a celebrare i vittoriosi soldati sovietici che hanno liberato la patria. E vediamo, ecco qua. Qua abbiamo questa bella cartina, ci sono 4 corpi corazzati, pensate che sono quasi 1000 carri armati, quindi il corpo corazzato sovietico equivale a una Panzerdivisione tedesca, è pianificata nei dettagli, sanno che gli italiani non hanno capacità anticarro, perché noi abbiamo solo questi benedetti 47, ancora oggi quando noi facciamo questi recuperi, questi scavi, tutte le volte in queste buche si trovano granate, balilla, queste cose qua, no? Insieme nelle fosse comuni mettevi tutto quello che una persona aveva anche magari in tasca o quant'altro, però gli armamenti sono veramente scarsi. Si chiedono come hanno fatto tutto sommato le truppe del secondo corpo di armate a resistere per 3 giorni totalmente sotto gli attacchi sovietici. È stato perché avevano fatto grandi affrontamenti difensivi, bunker, doppi, tripli, quadrupli, campi minati e quant'altro. Tanto si parla spesso di queste truppe italiane, si è parlato volentieri, che avevano sbracato sul Don. Le truppe del secondo corpo d'armata hanno avuto il 78% di perdite in linea, quindi hanno combattuto sicuramente. Quello che è impressionante invece è la lettura che ne dà il comandante del corpo, che è Zangheri. Zangheri, nel libro che pubblicai con Filonienko, lui ha inserito tutta una serie di suoi proclami, direttivi e ordini, e ha un disprezzo per le truppe notevole, diciamo. Comunque lui dice sempre: non vi fate intimorire dal nemico, anche se siete cercati, chiudetevi a riccio in difesa circolare, aspettate gli aiuti, i soccorsi degli amici. E lui è al comando di Cantemiroka. Quando i russi sfondano e stanno avanzando su Cantemiroka, lascia la città, che è il principale centro logistico e direzionale di tutto il Medio Don italiano, praticamente abbandona il suo comando. Se voi leggete le memorie di Corradi, lui racconta di come appunto entra al comando del secondo corpo armato in linea e trova le carte, le bandiere appese, nessuno dentro. Ma soprattutto abbandona la città di Cantemiroka, che viene circondata la notte del 19 dalle truppe del 17° corpo corazzato di Polipoiavro. La mattina danno la sveglia a cannonate e viene travolta completamente tutta la guarnigione. C'è un ospedale con circa 3.000 feriti, eccetera, che viene lasciato lì. E sono storie estremamente cruente, sono state anche in parte inserite nel film Italiano in brava gente. Comunque, questa è la situazione sul campo. Voi vedete c'è un altro corpo corazzato, il 24esimo, che scende di quasi 300 km, perché l'obiettivo in realtà è qui, a Tatsinskaya. Questo è il principale aeroporto di approvvigionamento del ponte aereo per Stalingrado. Viene presa nel giro di pochi giorni, distrutti gli aerei sulle piste, c'è anche tanta memorialistica tedesca. Quando hanno saputo che Tatsinskaya era stata presa dai sovietici, hanno capito che per loro era finita. Ci sono in questa enorme tritacarne, come lo chiamano i russi, delle sacche dove rimangono gli italiani, o cosiddetti punti scoglio, secondo i nostri rapporti del Ministero della Guerra. Una è Garmacesca, subito sotto Cantemiroka, dove c'è un aerodromo e gli italiani rimangono con i tedeschi chiusi lì in difesa circolare e riescono un attimino a resistere fino all'offensiva contro gli alpini. Tutti questi poi si muovono il 15 di gennaio, quando si capisce che ormai sta crollando tutto, e vengono portati via nell'Oblano. Le altre sacche importanti, voi sapete, sono Cerkovo e Arbuzovka, poi ci sono le sacche della Celere e altre sacche, Kashari, Minore. Che cosa è importante in questo frangente? C'è una lettura che viene data, ufficiale, da parte in particolare tedesca, in cui si dice: beh, gli italiani appena sono arrivati i carri russi è crollato tutto, eccetera.
Se uno poi va a vedere effettivamente come si sono svolti i fatti, ci sono due punti che risultano poco chiari. Primo, chi governava le truppe italiane? Se guardiamo come è organizzata la linea del Don, qui vediamo ci sono Corpo d'Armata Alpino, alla vigilia dell'attacco sovietico, secondo Corpo d'Armata, 35° Corpo d'Armata e 29° Corpo d'Armata, che viene anche classificato come 29° Corpo d'Armata germanico, e è composto da 3 divisioni italiane. Mentre il Corpo d'Armata 35° XC è composto da 1 divisione italiana più 1 divisione tedesca. Andando un attimino a indagare come, proprio cronologicamente, come si destruttura tutta la, diciamo, il sistema di comando e direzione truppe italiano in questi giorni, risaltano dei dati inquietanti. Le truppe italiane vengono assegnate di fatto sotto comando tedesco, perché il 29° Corpo d'Armata ha solamente il comando tedesco, tutto il resto sono nostre truppe, e vengono usate letteralmente per tappare i buchi e coprire la ritirata alle truppe tedesche. Esemplare la vicenda della divisione sforzesca. La divisione sforzesca è l'unica che riesce a fare una ritirata organizzata, ritorna indietro, e quando arriva bene organizzata retrovia, le riceve il controordine di ritornare sulla linea dell'Oxir, perché è dello Oxir, il fiume, per fermare l'avanzata sovietica. Viene investita dal corpo corazzato e viene di fatto decimata. È ancora più interessante la vicenda del 35° Corpo d'Armata, perché era quello del ribelle Messe che lascia il comando a Zingales. Messe aveva chiesto il rientro in Italia proprio dopo questo voltafaccia da parte di Gariboldi. Il suo comandante non l'aveva difeso, lui dice no, torno a Roma perché no, qui finisce male. Ecco, il 35° Corpo d'Armata ancora di più, perché se uno va a vedere, i tedeschi si ritirano prima senza avvisare né il comando di corpo né l'altra divisione Pasubio, e riescono effettivamente a fare una ritirata organizzata. Gli italiani non fanno una ritirata organizzata, primo perché non sanno ancora bene come si fa una ritirata, due non hanno neppure i mezzi tecnici per ripiegare, non c'è la benzina per gli automezzi, vengono lasciati sul fronte del Don ingenti quantitativi di materiali, che tutta l'artiglieria pesante, migliaia di automezzi, e i soldati devono ripiegare a piedi in condizioni climatiche estremamente dure, senza punti sosta. Infatti l'aggettivo che si usa in genere nella storiografia sovietica e russa è una ritirata non organizzata, perché ci si può organizzare e ci si può ritirare senza colpo ferire. La ritirata è uno dei punti più delicati per uno stratega. L'altro giorno hanno nominato un nuovo segretario della difesa americano, il suo merito maggiore è aver ritirato le truppe americane dall'Iraq senza colpo ferire. Stessa cosa il generale Gromov, il comandante della 40esima armata sovietica in Afghanistan, che si ritira quando escono dall'Afghanistan senza colpo ferire. Questo non succede per noi, purtroppo. Tutte le truppe, diciamo, lamentano, se leggete le memorie dei reduci, i comandi che si sono evaporati, gli ufficiali non si trovano più, non si sa dove andare, dove dirigersi, sempre a piedi e senza punti di rifornimento e di sussistenza. Quando crolla tutto il Medio Don, infatti i russi la chiamano piccola Saturno, offensiva del Medio Don, viene rimaneggiato anche il fronte del Corpo d'Armata Alpina, viene trasferita la Tridentina qui, alla lasciatura, alla saldatura fra i due corpi, fra il secondo corpo d'armata e il corpo alpino, e al posto della Tridentina viene sparpagliata fra altri reparti alpini la Vicenza. Siccome la Vicenza non è operativamente una divisione in grado di combattere, vengono messi sotto tutela alpina, diciamo. Ecco, li cercano un pochino di inquadrare, di inserire per dare un supporto ulteriore. La Julia si schiera, voi trovate appunto Corradi e tanti altri, a sud, a Novaya Kalitba, e tiene il fronte, letteralmente nella neve, perché è un'enorme schienata di neve, non ci sono stati fatti nessun apprestamento, trincee, eccetera, scavano direttamente le buche nella neve e tengono il fronte, facendo sfilare, diciamo, l'offensiva sovietica, che in realtà appunto si dirige tutta verso il basso, quindi non tocca il settore alpino. Già il 23, ecco, di dicembre la partita è finita, i comandi italiani non comandano più nulla,
Tant'è che von Weiss si permette di fare la cosiddetta proposta di sostituzione. Qualcuno l'ha letto, ho visto, come una proposta di sostituzione dell'Army, ma non è così. È la proposta di sostituzione al comando dello stesso Garibaldi. Comando io direttamente le truppe italiane e dispongo che si mettano così e così. Viene rifiutata, la ritirata peggiora letteralmente di giorno in giorno e entro il 31, diciamo, è completamente sgominata tutta la linea del Mediodon italiano. In questa ritirata si formano due gruppi particolari, il blocco nord e il blocco sud, e il blocco sud ha anche fortuna, devo dire, perché riesce quasi a svicolare fra corpi corazzati, divisioni sovietiche e quant'altro. Il blocco nord finisce nel trappolone, diciamo che è una operazione strategica da parte sovietica, pianificata nei dettagli, verrà ripetuta a gennaio contro gli ungheresi, cioè si aspetta il nemico in una località accuratamente scelta per le sue caratteristiche, in questo caso appunto il vallone di Arbuzovka, li si chiude in un anello e poi li si massacra a colpi di artiglieria. Ecco, questo, questa è la Valle della Morte, è questa cosa qui, c'è un identico con lo stesso nome, un'altra Valle della Morte a nord di Ostrogorz, nel settore alpino, che viene, diciamo, che viene così denominata dagli ungheresi. Qui vedete alcune appunto delle nostre, ecco, questi famosi carri italiani. Se qualcuno ha letto il Corti, sa di che cosa si parla, perché appunto sono poi trapelate nelle nostre memorie di Reduci tante di queste storie. Arbuzovka è la più grande battaglia, diciamo, di tutto il ciclo operativo, perché hanno saccato tre divisioni, più il 30° reclutamento d'artiglieria d'armata, hanno avuto oltre 10.000 morti, più altrettanti prigionieri, quindi addirittura superiore a certe battaglie alpine, però praticamente non viene menzionato. La cosa incredibile è che ancora oggi, in tanta storiografia, tutte queste ritirate della fanteria vengono descritte come una serie quasi ininterrotta e indistinguibile di sbarramenti, di agguati, eccetera. No, c'è proprio una battaglia per i russi, la battaglia di Arbuzovka è fondamentale, però adesso viene condotta una grande divisione, che è la 35esima divisione della Guardia, che è una divisione siberiana, che ha combattuto persino in Manciuria, quindi gente estremamente preparata, capace e quant'altro, chiude gli italiani in questo vallone, e sono duri scontri anche con i tedeschi, da parte ovviamente sovietica, e alla fine riescono i superstiti a svicolare verso Arbuzovka. Sempre rimando al Corti, da Arbuzovka, scusate, a Cerkovo. Rimando ai Corti perché lì trovate ampia descrizione, dettagli, eccetera. Progresso a Cerkovo, cade, devo dire, eroicamente anche il nostro comandante della versione sul fronte orientale, generale Pezzi, e tempo fa, proprio negli ultimi anni, che ero giù a Voronezh, avevano dato notizia che era stato ritrovato resti di un grosso aereo vicino a Lugansk, poi ci fu tutto il caos enorme in Ucraina, quindi non se ne fece più niente, però insomma da qualche parte c'è ancora questo aviatore che fu abbattuto mentre portava liberi e medicinali agli assediati di Cerkovo. Le perdite, le vedete, sono ingentissime, perché poi ci sono interi appunto corpi di armata e divisioni che vengono. Quindi questa è l'operazione principale di tutto l'inverno 42-43 sul fronte del Don per la storiografia sovietica e anche per la storiografia tedesca. Voi leggete von Paulus, von Mellenthin e tanti altri, la colpa del insuccesso tedesco a Stalingrado è degli italiani che hanno sbracato sul Don e che hanno aperto la strada ai sovietici, altrimenti avremmo vinto. Ancora adesso ci sono queste posizioni abbastanza risibili. Un'operazione, diciamo, ausiliaria che serve a sgombrare la linea ferroviaria per alimentare poi l'avanzata in Ucraina. Ecco, questa è una linea fondamentale che scende da Mosca, Voronezh fino a Rostov e è occupata in parte dalle truppe alpine. Quindi viene dato l'ordine di eliminare questo gruppo di Ostrogorz-Rossosh. È stata denominata l'operazione di Stalingrado
sull'Alto Don come, diciamo, come disegno operativo, perché in realtà anche in questo caso le truppe sovietiche sono in inferiorità numerica rispetto al gruppo che è asserragliato sull'Alto Don, che sono ungheresi e italiani, hanno due direttrici d'attacco. Anche qui lo schema è estremamente semplice. A Tenaglia, che si devono chiudere alle spalle dello schieramento, e hanno la certezza che tanto le truppe italiane resteranno schierate in linea fronte a est. Questo c'è nei rapporti, in tante informative che arrivano al comando sovietico. Tanto i tedeschi gli danno ordine di resistere sul posto fino all'ultimo uomo. E così succede, perché il 13 la 40ª armata attacca, sfonda nel settore ungherese, in tante memorie alpine, Odasso in particolare, che si era trovato del tutto casualmente presso il comando ungherese, si rendono conto che gli ungheresi tagliano la corda, scusate, senza avvisare gli alpini due giorni prima, e poi dopo il povero Nasci viene a sapere che non c'è più il fianco a nord, siamo completamente aperti a nord e a sud, perché gli ungheresi sono andati via senza avvisare gli italiani. E nel frattempo, e noi insistiamo con Roma per fare un ripiegamento ordinato, i sovietici attaccano anche da sud, c'è una prima incursione su Rostosh il 15, che di fatto è Alexeev entra con i carri armati, fa una gran baraonda in città e apre la strada alla liberazione di Rostosh da parte delle truppe sovietiche. Anche lì è stato organizzato molto bene dalla Rosa Rossa, perché già il 14 un gruppo di incursori sovietici prende il comando del 24esimo corpo corazzato tedesco, elimina subito sotto Gilino, elimina tutto il centro di direzione della difesa sud e avanzano come nel burro. Arrivano questi carristi, Nasci si è ritirato già più a nord perché ha capito che ormai è indifendibile la città, ha lasciato un presidio che viene assolutamente travolto. Finalmente il 17 gennaio, la sera prima, il 16, Nasci aveva chiesto l'immediata ritirata, Gariboldi rifiuta dicendo vi faccio personalmente responsabile se vi permettete di farlo, poi si rendono conto che non c'è altro da fare. Peccato che nel frattempo ci siano i sovietici che sono avanzati alle spalle per centinaia di chilometri e hanno chiuso già di fatto la sacca in cui sono finiti gli alpini, con ungheresi e altre, poi c'erano delle unità rumene anche che erano rimaste, qualche fanteria nostra, eccetera. Il giorno, diciamo, più tragico è proprio l'inizio della ritirata, l'attacco, si comincia a muovere tutto il dispositivo che è posizionato sul Don, perché è un freddo terribile. Voi pensate che in gennaio in Russia è il mese più freddo in assoluto e i sovietici stanno usando le tecniche e le tattiche di combattimento cosacco, letteralmente. I cosacchi, come sapete, sono l'equivalente degli alpini tradizione militare russa, cioè devono tenere delle posizioni su un territorio loro familiare dove sono insediati fino all'arrivo delle forze regolari, disturbando le forze nemiche. Hanno una funzione ritardatrice, devono punzecchiare, devono attaccare, devono disturbare i movimenti e rendere insicura l'avanzata o la ritirata fino alle forze regolari. Ecco, questo viene fatto sistematicamente, le forze sovietiche, che sono, ripeto, in inferiorità numerica, controllano i grandi assi viari, costringono gli alpini a marciare nella neve. Non so se a voi è mai capitato di fare fondo o con le racchette nella neve fresca di mezzo metro, si fa una gran fatica. Ecco, voi immaginate questi soldatini che nel freddo terribile devono farsi centinaia di chilometri in queste condizioni. La ritirata è letteralmente un calvario, perché viene, diciamo, costellato da questi sbarramenti. I sovietici controllano dall'alto il movimento delle truppe, anche questo lo trovate spesso nelle memorie, questi aviatori, erano aviatrici, questi aeroplanini che dall'alto seguivano le truppe italiane e indicavano dove attaccare le colonne, perché facevano letteralmente direzione truppe.
Fra tutti questi sbarramenti, il peggiore sicuramente è quello di nuovo Posto di Aluca, perché girandosi da sud, Julia e Cuneense incappano in quella che io considero la Gettysburg del corpo alpino. Se qualcuno ha avuto occasione mai di andare a vedere Cemetery Hill, consiglio caldamente, perché sono rimasto sbalordito. È dal punto di vista, diciamo, orografico assolutamente identica a nuovo Posto di Aluca. Cioè c'è questa grande distesa pianeggiante e su questa collinetta c'è questo paesino dove si sono arroccati delle avanguardie corazzate, ma sono una decina di carri con cannoni eccetera, e riescono a fermare due divisioni. C'è Battisti, il generale, che è il più anziano in grado, che continua a ordinare nonostante i suoi sottoposti dicono meglio a girare invece che rompere come con le corna come un toro questo sbarramento. No, lui continua a dare ordine. Per due giorni in pratica si massacrano gli alpini contro le forze corazzate, perché non hanno altro che qualche obice, qualche cosa. Alla fine finalmente riescono a girare i superstiti e a ricongiungersi. Il problema è sempre il medesimo, cioè come organizzare una ritirata. Questa è una foto che mi dette un reduce, molto bella all'inizio. Allora, come vedete, la ritirata viene organizzata bene, perché se notate ci sono le slitte, i fanti, i cariaggi, cioè è abbastanza ben organizzato, tant'è che la Tridentina addirittura avvoltola il filo spinato, perché pensano semplicemente di fare un ripiegamento tattico e andare qualche decina di chilometri più indietro. Non sono neanche soverchiamente preoccupati, comunque si mettono in marcia e poi dopo invece si rendono conto che non ci sono né punti sosta né quant'altro, e ogni giorno si perdono più soldati e più capacità. Ecco, questa è una volta su Aluca. Se voi leggete Bedeschi trovate il suo conto, che è una delle battaglie più terribili. Queste le condizioni di ritirata, anche sapete come si svolgono. Torniamo alla cartina. Ecco, fra tutti questi sbarramenti, uno dei più importanti è Barbaroca. Lì è stata appunto organizzata un'operazione con i fiocchi, viene eliminato praticamente il Morbegno, vengono fatte anche lì migliaia di prigionieri, soprattutto in questo frangente viene poi a effettuarsi la cosiddetta scissione, cioè a dire dopo Scigliachino. Ecco, qui avete la battaglia di Scigliachino, che è stata anche molto importante. La enorme colonna all'inizio nasce da un ordine corretto, dice dovete ritirarvi su file parallele, ogni divisione dovrebbe seguire un'avanzata a sé stante verso ovest come le dita di una mano, perché così riesce anche a rompere le forze nemiche. In realtà, appunto, dopo la battaglia di Novo Posto di Aluca è impossibile, quindi dicono facciamo questo grande colonnone che ci mette un giorno intero a sfilare, era lunghissimo. Però a un certo punto, la testa della colonna, dove c'è il comando di corpo alpino e del 24esimo corpo corazzato tedesco, riceve l'ordine, attenzione, dal 19 i cosacchi hanno preso Valwicki, quindi non dirigete più su Valwicki, che era l'itinerario, diciamo, su cui è stato l'ordine di ripiegare, che è qua sotto, ma dovete ripiegare verso nord, verso Nikolaevka. Ecco, questo fatto ancora adesso è molto discusso. Giorgio Gada dice che è stato fatto apposta per salvare il comando di corpo a spese delle altre divisioni. Io non convengo, ma insomma, il fatto è che su quattro divisioni che si ritirano, una, che è la Tridentina, va sul percorso, diciamo, è stato corretto di uscita e sfonda Nikolaevka. Le altre tre divisioni, Julia, Cuneense e Vicenza, finiscono letteralmente in bocca ai cosacchi, perché con una fatica enorme scendono su Valwicki. Lì ci sono delle belle memorie di vicentini, quando vedono questi cavalleggeri che gli vengono incontro dicono che bello, gli ungheresi, no? Siamo salvi, e invece sono i cosacchi che tirano fuori le mitragliatrici e li costringono ad arrendersi. Quindi l'epilogo, diciamo, della ritirata alpina è duplice. C'è una ritirata a Nikolaevka in cui la Tridentina riesce a sfondare
diciamo, lo sbarramento e a porsi in salvo, e poi invece c'è l'epilogo a Valuicchi, in cui i comandanti delle divisioni alpine cadono prigionieri dei sovietici. Qui mi pare che ve ne abbia parlato la Maria Teresa Giusti. Spero di non avervi annoiato troppo, poi io lascerei posto alle domande, se volete. Ditemi voi. Allora, non so se mi sentite. Vai Camilla. Sì, tutto bene. Volevo ringraziare quindi il professor Giorgio Scotoni per la sua relazione. In un canale di comunicazione parallelo c'è stato grande entusiasmo, soprattutto per alcune parti iconografiche non note, e quindi l'iconografia è piaciuta molto, professore. E, vorrei dire una piccola cosa in chiusura, che noi come gruppo siamo molto interessati al tema del rapporto che c'è tra la ricerca storica della storia con la S maiuscola e quello appunto delle memorie dei singoli eventi che si rapportano alle storie individuali e delle famiglie. Naturalmente il nostro progetto ha proprio questo obiettivo, formare una sorta di cerniera tra questi due mondi, tenerli insieme e riuscire attraverso l'uno a alimentare l'altro. Quindi ci interessano entrambi questi registri, e quindi ringraziamo il professor Scotoni per avere parlato di una vicenda dietro la quale, ovviamente, dietro ciascuna di quelle frecce, dietro ciascuno di quei grafici c'è la sofferenza di tutte le nostre famiglie. Quindi si parla di cose che hanno ancora una carne viva, diciamo, coinvolta. E quindi è stato bello, è interessante, anche per certi aspetti molto toccante per me, e credo anche per tutti gli altri. A questo punto io cederei volentieri la parola a Claudio, che si occuperà della gestione delle domande. Professore, spero che lei ci conceda ancora un po' di tempo, però lo dica lei se invece preferisce chiudere qui e rimandare magari tutto a un altro appuntamento, l'interlocuzione. No, a me va bene continuare, io fino alle 8:30 diciamo ho disponibilità. Mi sente? Hola. Ci siete? Bene, noi allora andremo magari un po' avanti. Andiamo ancora un po' avanti, allora magari, non so, abbiamo un orario di chiusura che non sia troppo tardo, perché abbiamo impegnato le persone fino alle 19:30, quindi magari forse una cosa intermedia, non so, fino alle 20. Intanto comunque gestirà Claudio la cosa. Ti lascio questa patata bollente, Claudio. Ok, buonasera a tutti, non so se mi vedete, non mi vedo, ma adesso va bene, giusto per... Eccoci qua. Buonasera a tutti, allora io direi che chi vuole cominciare con le domande si può prenotare, vedo che si è già prenotato Riccardo, e per cui andiamo avanti e io poi darò la parola ad ognuno, e nel momento in cui la persona riceve la parola per fare la domanda, per cortesia attivi la telecamera così ci vediamo anche in faccia. Grazie mille. Senti Riccardo, vai pure tu perché sei l'unico che si è prenotato al momento. Posso andare, grazie. Spero mi si veda, ma non è fondamentale. Allora, ma caspita, qui io già mi prenoterei per le prossime occasioni, perché ovviamente, come era facile immaginare, la relazione, la lezione del professor Cotoni è talmente ampia e affronta talmente tutti gli aspetti che le domande sarebbero centinaia. Io mi ero preparato un blocco di domande che riguardavano la situazione generale, la situazione sul piccolo Saturno in modo particolare, e dunque mi concentrerei su quelle in modo particolare, sulla operazione piccolo Saturno, anche per quel aspetto che ha sottolineato Camilla, e cioè che noi cerchiamo di ritagliare all'interno della grande storia che lei ci ha così bene esposto, dei ritagli che riguardano le vicende nelle quali cerchiamo di ritrovare i nostri.
familiari, per cui la nostra è una microstoria, un tentativo di creare tante microstorie con la speranza di immaginare in queste le vicende dei nostri cari. Allora, mio zio era praticamente schierato dietro la legione croata tra la divisione Torino e la divisione Celere, quindi completamente sotto il 29° corpo d'armata tedesco. Molto affascinante l'aspetto che lei ha sottolineato relativo alla domanda: ma chi comandava al fronte? Il 29° sotto comando tedesco dà già una risposta estremamente dettagliata e precisa, però rimane, avendo cercato di approfondire un po' la faccenda, rimane ad esempio un interrogativo della 298esima tedesca che avrebbe dovuto essere posizionata sotto la divisione Ravenna e che invece, ma penso che questa sia la domanda che farà Comunello, per cui gliela lascio. A me interessava un altro aspetto. Allora, lei dice nella sua relazione, se ho ben capito, ma così lo dice nei libri, che il blocco nord, o comunque le divisioni che erano schierate tra il 35° e il 29° nostro corpo d'armata, avrebbero avuto l'ordine di ritirarsi nella zona, adesso i nomi non me li ricordo bene, ma uno di questi è Arbusovka, che è la zona dove Zingales dice aver ricevuto l'ordine di ripiegamento, e tanto è vero che lui lì arriva, non arriva alla Pasubio, ma Zingales arriva. Io invece, nella mia piccolissima storia, mi perdoni se faccio delle castronate come ragionamento, ho trovato che le indicazioni erano di schierarsi lungo il Ticaia. Nell'archivio dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito ci sono addirittura dei lucidi che disegnano dove avrebbero dovuto schierarsi la Pasubio, la Torino, il terzo Bersaglieri e addirittura Sforzesca, in una linea che poi non si è mai realizzata, ma che prendeva il Ticaia e probabilmente andava a prendere lo Cir o Oshir, non so bene quale possa essere la pronuncia. Però ecco, non ho mai trovato che le nostre, parlo in modo particolare a Torino, della Pasubio, avessero ricevuto l'incarico di indirizzarsi già subito al di là del Ticaia. Tanto è vero che nel quadro che mi sono creato in testa è che venne sospeso la sera, tarda giornata del 19, l'ordine che era già stato inviato nelle prime ore del 19, del pomeriggio del 19, di schierarsi sul Ticaia, perché poi, questa è la visione che ho io in testa sulla base di quanto letto, perché sulle posizioni del Ticaia su cui avrebbero dovuto schierarsi le nostre fanterie già c'erano i carri armati sovietici. E quindi a questo primitivo ordine, la sera del 19, venne dato il secondo ordine, che fu in sostanza un si salvi chi può, letteralmente si salvi chi può. E dunque il blocco nord si indirizzò casualmente su Arbusovka, così l'ho immaginata io, e casualmente si bloccò e venne bloccato in Arbusovka. Se mi può chiarire questo aspetto mi fa un piacere, grazie. Sente? Sì? Sì. Ecco, sul posizionamento anch'io avevo verificato, invece ho trovato proprio ordini espliciti di schierarsi su quella zona nel triangolo Arbusovka-Melnikovo-Cherkovo con le divisioni e chiudersi in attesa di un soccorso da parte germanico. Il soccorso da parte germanico arriverà solo, assolutamente parziale, a Cherkovo, quando poi li faranno uscire al 15 di gennaio, però l'ordine c'è proprio di schierarsi in questo settore, e è lì in realtà che li stanno aspettando i sovietici. Sul Ticaia, su questo movimento dal Ticaia all'Ozi, anche a me risulta che ci sono stati ordini e controordini, ma la ragione di questi ordini e controordini io la leggevo in un altro senso, cioè in particolare per quello che riguarda la Sforzesca è stata reinviata a nord proprio perché ormai le forze tedesche stavano ripiegando da Kotelnikovo e sfilavano alle spalle degli italiani, quindi gli italiani dovevano tenere la posizione nord e permettere ai tedeschi di fuoriuscire verso ovest, così l'ho letta.
In realtà questi corpi corazzati, queste punte corazzate che si disperdono sovietiche un po' su tutto il territorio, creavano un grande disorientamento, ma non sempre determinavano una modifica dei piani operativi, perché spesso si rendevano conto che erano gruppi isolati o distaccamenti. Quindi spero di aver chiarito. Sì, no, non tengo il microfono perché vedo che la lista è lunga e spero di risentirla in un'altra occasione e approfondire. Grazie comunque. Professore, se accende la telecamera, magari ci fa piacere vederla mentre risponde. Ecco, la lasci accesa lei, la lasci tranquillamente accesa. Allora, adesso c'è Maurizio Comunello che può porre la domanda. Non riesce probabilmente a porla, gliela leggo io. Chiedo al professor Scotoni qual era il reparto russo a Nikolaevka, poi se è possibile reperire i diari storici di tutti i reparti russi che hanno combattuto contro gli italiani per vedere gli interrogatori dei prigionieri. Ah, questo è un bel quesito. Allora, una serie di diari storici sono fruibili e sono archiviati a Podolsk. Ci sono tutta una serie di diari divisionali, relazioni e quant'altro. Se è interessato, potrei, avete una, diciamo, un desk, potrei inviare proprio la relazione, non so se è in grado di leggere russo, che viene fatta sulle vicende di Arbuzovka, perché è estremamente interessante. Cioè vengono indicati i nomi degli ufficiali catturati, il numero dei prigionieri, il numero dei feriti, i sottoreparti, quindi estremamente puntuale da parte sovietica. E così altre divisioni, per esempio c'era i raggruppamenti della guardia che fanno il grande bombardamento, che anche loro tengono dettagliatamente il numero di colpi e tutte le varie, diciamo, vicende. C'è una parte che anche in Russia è coperta dalla memorialistica, che però ha caratteristiche un po' diverse dalla nostra, perché è più istituzionale. Diciamo, noi abbiamo una storia del basso che spesso è in, diciamo, in critica con la storia ufficiale, mentre nella storiografia, in particolare nella memorialistica sovietica, si tende un po' ad allinearsi sulle posizioni delle relazioni ufficiali. Ci sono senz'altro memorie molto toccanti, recenti, con diciamo degli scostamenti dalle vulgate, però in gran parte sono quasi stereotipate rispetto a quelli che sono i corsi degli eventi così come descritti nelle relazioni ufficiali. Comunque negli archivi, in particolare appunto a Podolsk, all'archivio delle forze armate russe, sono di tutti questi reparti, è possibile trovare dei diari operativi. E una fonte molto importante però, che spesso viene sottovalutata, sono gli archivi regionali o locali, perché lì vengono conservati anche grossi fondi, che non vengono quasi censiti dall'archivio centrale. E lì, per esempio, trovammo i fondi sulle direttive dei reparti cacciatori della Iulia, e questi erano nei fondi regionali di Voronezh, non in quelli di Mosca, così come altri fondi per noi inaccessibili ancora oggi, molto interessanti secondo me, possono essere proprio quelli dell'archivio regionale di Belgorod. Abbiamo provato 3 volte a entrare e molto gentilmente ci hanno sempre negato l'accesso. Perché è importante Belgorod? Perché poi dopo tutte queste vicende in genere venivano istituite delle commissioni d'inchiesta, in particolare per quello che riguardava i crimini di guerra, che svolgevano accurate indagini che venivano poi depositate, oltre che agli organi della procuratura e quant'altro, anche negli archivi regionali. Lì trovavamo per esempio tante cose sulle vicende di occupazione italiana sull'Alto Don. Lì riuscimmo a dimostrare che era falso l'asserto di Schlemmer, secondo cui gli italiani avevano partecipato alla guerra di sterminio nazista in territorio sovietico. E anzi, posso dire per esperienza personale che all'archivio delle forze armate
centrale di Podolsk, e ci sono ancora, ma veramente, centinaia di ruolini, di processini verbali che già sono lì, dove si vede proprio la pervicacia con cui veniva perseguito il povero soldatino che rubava il pollo, rubava le zucchine o l'insalata dell'orto del contadino, perché il soldato italiano deve dare la dimostrazione della superiorità della civiltà romana rispetto ai germani barbari che stanno saccheggiando il paese. Questo un po' era il quadro. E non solo si trova questo negli archivi locali, ma si trova anche adesso in testimonianze che stanno incominciando solo adesso, peraltro, a raccogliere di civili. Quindi... Fantastico, a me interesserebbe molto avere quelle informazioni. Guardi, se le fa avere magari tramite Camilla, sarebbe una gran bella cosa. Ma chiedo scusa se mi inserisco, diciamo che sarebbe interessante per una quantità, credo, enorme di persone avere un quadro di questa generale di questa situazione, per cui magari rimandiamo ad un prossimo incontro una chiacchierata sulle fonti ancora a cui ci si può rivolgere. Chiedo scusa. Guardi, scusi, per esperienza personale come Museo Storico del Trentino, ancora 30 anni fa organizziamo il cosiddetto archivio della memoria popolare o della storia popolare, a seconda del punto di vista, e in cui si raccoglievano tutte queste memorie singole, poi si cercava un po' di fare una cernita. Ancora oggi sono pubblicate, l'ultimo era un bel libro, che poi era il diario del papà di Handel, il comico toscano, che in realtà era poi un tenente degli Alpini, che ha fatto anche lui la sua bella campagna, ha scritto un libro anche molto bello, devo dire, quindi se vi capita, prego. Però è un lavoro così di storia minore, però insieme tutti questi pezzettini del puzzle danno un quadro veritiero, diciamo. Fantastico, veramente molto interessante. Camilla, vai con la tua domanda. Sì, io volevo chiedere come... l'andamento delle relazioni politiche con la Russia, come, che incidenza ha sulla ricerca storica di questa, questa guerra? Diciamo, incide direttamente, perché la ricerca che iniziamo 20 anni fa fu possibile solo grazie, e devo dire proprio grazie, agli alpini, perché se non sfondavano loro, estremamente intrecciate, russo, l'atteggiamento che una persona, che un paese ha rispetto a questi fatti, per indirizzare o meno la disponibilità delle autorità locali e della popolazione anche ad accettare queste forme di riconciliazione. Faccio un esempio: tempo fa i tedeschi provarono a fare un cimiterino e fu devastato. E ancora oggi c'è uno dei più grossi, proprio in questo territorio, a Rubkino, dove ci fu questo enorme massacro di forze ungheresi, c'è il più grande cimitero all'estero dell'esercito ungherese. Ci sono giù 28.000 soldati, tra cui ci sono, pochi lo sanno, 7.000 poveri ebrei che erano stati presi dagli ungheresi direttamente dai campi di concentramento e spediti sul Don a fare gli zappatori in prima linea. Poi furono travolti dall'offensiva sovietica. Lo trovate in qualche memoria alpina, gli alpini che incontrano questi ungheresi che vogliono darsi prigionieri ai russi, perché in realtà sono ebrei e vogliono essere al riparo, diciamo, e mettersi in salvo. E lì sono costretti a recintare completamente i siti, perché spesso diciamo non vengono rispettati. Gli ungheresi in particolare, che hanno lasciato un pessimo ricordo, c'è un'espressione che si usa, magyar, sul Don, per dire esotico, per dire, cioè quando per esempio una persona entra in un'isba fumando, cosa che è severamente vietata, viene, tu, magyar, vai fuori immediatamente a fumare, ecco. Quindi però l'atteggiamento, diciamo, della popolazione e delle autorità è strettamente intrecciato. Per esempio, adesso questa enorme crisi, dovete pensare che a Rostov siamo a qualche centinaia di chilometri dalla più grossa guerra che abbiamo adesso in Europa, ha influenzato grandemente. Quando festeggiammo il 20° della costruzione dell'asilo, ci fu bisogno di mettere comunque un controllo, fra virgolette, di polizia per evitare che ci fossero provocazioni da parte di nazionalisti, cosacchi o quant'altro. Perché non è stato, diciamo, ininfluente, ecco, l'atteggiamento. Poi le autorità locali sono
disponibili e anche a livello governativo comprendono l'importanza di tutto questo atteggiamento. Io spesso nelle relazioni ho anche rimarcato le posizioni dell'Associazione Nazionale Alpini. Io ricordo che l'Associazione Nazionale Alpini è la principale associazione d'arma d'Italia e ha condannato, ad esempio, l'intervento americano, anglo-americano in Iraq, ecco, pubblicamente. Quindi ha preso delle posizioni anche molto forti, superando quasi i partiti come orientamento. Per cui questo ha pagato e sicuramente influenza profondamente. E quello che è singolare è il disinteresse sostanzialmente delle autorità nostre, perché viene quasi un po', non dico snobbato, ma insomma non viene molto aiutato tutto questo. Appunto, esemplare questo tentativo che sarà fatto anni fa, subito dopo la conferenza dell'Accademia di Modena, proprio perché sono venuti rappresentanti delle associazioni veterani sovietiche, dell'Armata Rossa e del Ministero della Difesa, insigni generali, abbiamo concordato di provare a fare questo memoriale a Via Prima Mondo, e sono stati travolti poi anche tutti i nostri soldatini. A Filonovo c'è il primo cimitero dei bersaglieri italiani, insomma, ancora adesso. E non è stato possibile questo, perché in realtà non c'era un sostegno alle spalle, ecco, diciamo. Quello che si verifica è questo: c'è un grande disinteresse, viene ogni tanto strumentalizzato. Mi ricordo nel 2007 ero a Voronezh, arrivò una lettera di fuoco da parte di Decorato, che poi qua a Milano è anche un importante uomo politico, chiedendo ai russi di restituire immediatamente i resti dei caduti sul Don, eccetera, eccetera. E cretinate simili, scusate, sono situazioni in cui ci sono queste iniziative spot. Honor Caduti ha fatto un lavoro degnissimo e ancora adesso lo prosegue come ricerca dei nostri soldatini, ma ovviamente più passa il tempo più è difficile. Quello che si faceva nel 2000, farlo nel 2020 è estremamente difficile, anche perché sono scomparse pian pianino tutte le fonti orarie. Faccio un esempio: nel 2009 trovavamo un cimiterino campale della Cunense, sono ospedali volanti, quindi c'erano, poi non c'erano, presso un Colcos in disarmo praticamente. Avevamo avuto dall'allora Vicentini, era ancora vivo, ex presidente dell'UNED, la conferma che c'era effettivamente questa struttura. Un qualche reduce ci mandò la mappa, andammo a cercare e trovavamo ancora questo Colcos, che si chiamava proprio Serpimolo, falce martello. E andammo effettivamente, sì, i vecchietti si ricordavano, lì c'erano gli italiani e qui mettevano giù i morti, quindi poi andarono a esumare. Oppure sono occasionali quando si costruisce una strada che vengono su questi resti, insomma, e quindi poi avvisano ovviamente l'ambasciata. Però per esempio a Arbuzovka ci sono ancora veramente centinaia di italiani sepolti, fra adesso venivano messi giù purtroppo tutti insieme, quindi italiani, russi, eccetera. Quello per noi era importante, fare i campi di ricerca con gli studenti, i gruppi di ricerca russi, perché insieme si trovano italiani e sovietici, insomma, tedeschi, ungheresi e quant'altro. Non so, 2 settimane fa mi arrivò una mail di un ex studente, mi dice: guarda, sul Don abbiamo trovato un Fiat G50 e vorremmo un aiuto per l'identificazione. Io purtroppo più non ho contatti né con Roma né con altro, quindi ho detto: guarda, i G50 li avevano anche gli ungheresi, peraltro, i Fiat, quindi magari è ungherese. Quindi così, insomma, la situazione un po' adesso si è tutta, anche in seguito a questa guerra, si è un po' arenata, ecco. Anche a noi è capitato, con Claudio siamo stati in Russia insieme, di incontrare dei signori anziani che ricordavano dove erano e ci indicavano in un panorama assolutamente vuoto, ci indicavano esattamente lì c'erano i magazzini, c'erano gli italiani, ancora qualche anziano che ricorda, c'è. Sì. Noi nel 2000 era più facile perché c'erano tante persone ancora vive e avevano poi anche una memoria più fresca, c'era anche un altro atteggiamento verso di noi. Adesso veramente diventa un po' difficile, ecco, perché c'è effettivamente una guerra in corso e il clima è cambiato pesantemente. Grazie. Prego. Riccardo, vuoi porre tu ancora una domanda? Sì, grazie. Ma velocissimo, come mai secondo lei non c'è alcun monumento italiano nella valle di Arbuzovka? Che ricordi soldati italiani? No, adesso c'è un piccolo ceppo, che hanno messo, un cippo, perdono,
per tutti i soldati caduti che fotografammo nel 2018, però è molto generico. Perché è una pagina vergognosa oltremodo, insomma. La memoria di questa battaglia è di grande, diciamo, di grande imbarazzo, comprendo anche per le autorità militari, perché in pratica c'erano queste tre divisioni lasciate a se stessa, che sono state portate sotto guida praticamente germanica in una macelleria, per questo è successo. E poi quello che sono le vicende dentro la Valle della Morte sono abbastanza... posso dire vergognose, ecco, non sono di onore militare, quindi senz'altro è più facile ricordare Nikolajevka, perché tutto sommato è stato lo sfondamento che ha permesso di uscire, dimostrazione di eroismo, eccetera. Lì invece sì, sono usciti pochi superstiti, ma non c'è nessuna gloria militare, c'è un'enorme vergogna nazionale, secondo me, su alcuni aspetti. Anche la gestione di Cercovo, se uno va a leggere bene Corti, io consiglio sempre l'edizione del 48, perché poi quella del 93 è stata rimaneggiata. Quindi consiglio proprio caldamente l'originale, dove fa anche delle grandi tirate su vari aspetti. Però c'è un dato che emerge. A Cercovo, quando c'erano questi italiani bloccati nella sacca, i tedeschi mandavano con l'aeroplano degli ufficiali superiori, se cadeva un loro colonnello dovevi mandare un comando truppe, quindi inviavano dei comandi truppe per tenere in piedi la difesa, ma tanti ufficiali italiani prendevano gli aeroplani per andarsene via, per dirlo chiaro. Quindi non c'è un atteggiamento, guardate, scusate, lo stesso generale Broglia è un esempio straordinario a suo modo. Questo costringe una divisione, diciamo, di poveretti a andare da Mentone sulla Costa Azzurra sul fronte del Don. Si fa i tre mesi di carriera per avere la promozione in grado e in stipendio, dopodiché sei giorni prima dell'offensiva sovietica, dice torno a casa per gravi motivi di famiglia e lascia il comando a Edvaldo Pascolini, il quale viene sparato dalla Libia sul Don. Edvaldo Pascolini, se vedete gli interrogatori che ci sono i verbali negli archivi sovietici, perché l'hanno interrogato a manetta, diciamo, quando era prigioniero, lui ha detto, io non l'ho fatto neanche in tempo. Voi immaginate, scusate, prendere le consegne, io, se devo passare le consegne a un collega di un corso, ci metto 2 giorni e sono degli studenti e nessuno muore, ok? Lui passa le consegne a una divisione che è sparpagliata su un territorio enorme, non sa neanche dove sono i reparti Pascolini quando crolla il fronte, non lo sa, perché è appena arrivato, caduto proprio, come dicono i russi, paralizzato, in Russia, è lì, E cerca di fare quello che può fare, povero uomo, perché è proprio così un povero uomo. Mentre Broglia torna in Italia, se ne sta bello bello a Milano fino al 43. Il 10 settembre si presenta al comando tedesco e si offre come comandante di piazza non c'è ancora la Repubblica Sociale, ma insomma degli occupanti, tant'è che dopo la guerra viene processato e condannato. Questo, diciamo, qua abbiamo dei personaggi che sono orribili. Ci sono delle persone straordinarie. Io ricordo un grandissimo reduce che è stato Bruno Zavagli di Firenze, anche di lui consiglio il libro. Ho delle interviste sue straordinarie. Dice: ero lì a Rosso, stavo portando via gli ultimi camion e ti trovo dentro una buca un mio compagno di università, della milizia universitaria. Gli dico: ma che ci fai qua? E dice: mi hanno dato l'ordine di difendere Rosso con una preda da 20 mm e davanti il 12° corpo corazzato sovietico. E dice: porta i saluti a mamma, ma tu ce la faccio, ci vediamo a Firenze sicuramente. Per dire, c'è veramente miseria e nobiltà. È un momento, scusatemi, è l'Italia di oggi nella seconda guerra mondiale, perché abbiamo proprio gli stessi atteggiamenti, gente che si sacrifica veramente, dedita i suoi soldati, e gente che se ne frega e fa i fatti suoi, ecco, per dirlo chiaro. Quindi no, io lo trovo molto attuale, come se uno va a vedere, non so, mi ricordo Peppino Prisco, che trovavamo tutta una serie di documenti, di ordini che riceveva quando era, poveretto, alla tribio di Sileni Jar, col battaglione Aquila, erano in condizioni assolutamente disperate. Oppure come si rapportano certi comandanti alpini, perché i russi hanno avuto spesso anche un occhio di riguardo, perché chiedevano alla popolazione come si comportavano queste persone. E spesso queste persone si comportavano bene.
Pensate al dottor Parenti, che teneva l'ospedale di Rossos, resta lì, perché è un grande medico chirurgo, le infermiere russe che stavano sovietiche, che stavano lavorando con lui, testimoniano a suo favore, l'ospedale resta aperto e lavora tanto bene che Parenti, nel, mi pare, marzo del 43, viene imbarcato su un aereo e mandato a Mosca a operare un grande papavero dell'entourage di Beria, per dire. Ecco. Quindi, cioè, ci sono persone straordinarie e personaggi assolutamente repellenti, ma è proprio uno spaccato di quello che era la società italiana, eccetera. Insomma. È uno dei motivi per cui noi cerchiamo di ricordare quei fatti. Quindi, solo per riassumere, secondo lei il fatto che ci siano o no dei cippi a memoria dei nostri soldati è una scelta esclusivamente del nostro Stato? Allora, si devono sempre contrattare con i russi tutte queste cose, e non è facile, perché per esempio su Arbuzovka siamo nell'oblast di Rostov, è un'altra regione, è tutto un altro indirizzo. Scusate, a Voronezh noi abbiamo 3 fabbriche della Pirelli. Quindi c'è un peso, diciamo. Abbiamo provato a farlo pesare questa cosa quando chiedemmo di fare a Vierzhny Mamon il monumento, ma non c'è stato l'appoggio sufficiente da parte dell'ambasciata, a nostro modo di vedere, insomma. Comunque, cambia da regione a regione, perché una cosa è l'oblast, cioè la regione di Rostov, e un'altra cosa è quella di Voronezh. Cioè, a Voronezh c'erano 8 divisioni su 10, hanno una grande familiarità, e lo sfondamento l'hanno fatto letteralmente gli alpini. Se non ci fossero stati gli alpini, saremmo ancora all'età della pietra, così la vedo io. Però mi scusi, poi taccio veramente. A Meskov abbiamo il cibo. Prego? A Meskovskaya, non so come dire. Sì. No, ci sono tutta una serie anche di associazioni d'arma, di gruppi che vanno e contrattano in pratica. Guardi, hanno fatto addirittura il ponte adesso nuovo Nikolaevka, mentre nella stessa regione chiedevano la chiusura dell'asilo o l'abbattimento del monumento agli italiani a Rossos. Perché è stato fatto. Lì è come sempre, c'è tutto il nostro particolarismo italiano, ognuno si muove per conto suo, non c'è una sinergia, capisce? Il problema è questo, gli unici che sono riusciti a fare una politica e a porsi come interlocutori istituzionali è proprio l'Associazione Nazionale Alpini, ha fatto un gran colpo proprio. Poi dopo, lì dipende, noi avremmo fortuna nel 2017 perché l'attaché militare italiano a Mosca era un alpino, era un generale degli alpini, quindi ci teneva. Poi dopo è subentrato un telegrafista e ci teneva di meno. Mettiamola così. Grazie. No, prego. Allora, professore, abbiamo ancora 3 domande. Ce la facciamo a farle? Prego. Cosa dice Riccardo? Non mi risponde. Perfetto, cominciamo a fare la domanda allora. Giuliano Colaianni. Eccomi. Buonasera, professore. Buonasera. Senta, volevo un suo parere sul, ed è una cosa che a me colpisce molto, sul grande caos che si generò nell'arco di pochissime ore dal momento in cui le truppe italiane, le fantorie, ebbero l'ordine di ritirarsi il 19 di dicembre. Io sotto gli occhi ho la testimonianza di un capitano comandante di una batteria del terzo gruppo del 52esimo reggimento artiglieria, fatto prigioniero, rientrato e interrogato. Nel suo interrogatorio praticamente dice che nell'arco di 15 ore, dal momento in cui dei 14 pezzi che avevano attaccato, che avevano all'inizio sul fronte, ne spostarono 11 e nell'arco di 15 ore ne sono rimasti con uno solo per il motivo del grande caos generato. Queste sono le sue parole. Per cui nell'arco di un giorno scarso, arrivato al giorno 20, non avevano più nulla, perso per il caos. Ora, questa probabilmente è una situazione generale che si è creata in tutto il fronte, perché quando arrivarono a radunarsi poi a Popovka era il caos generale di 30-40 mila uomini senza mezzi e senza niente. Per cui nell'arco di pochissimo tempo
è successo uno sfacelo ed è stata la base poi della perdita di tanti uomini e delle cose che a noi in famiglia ancora ci pesano dopo tanti anni. Secondo lei, il suo parere, questa gran confusione è dovuta ai comandi superiori, è dovuta ai quadri intermedi degli ufficiali non preparati? A cosa è dovuto che la truppa sia sbandata così? Beh, da una parte sicuramente sono stati proprio i comandi a sciogliersi, diciamo, a liquefarsi. Non è una situazione generalizzata fra tutte le divisioni di fanteria, però quello che fa la differenza fra la divisione di fanteria e le divisioni alpine è proprio la situazione dei comandi, che cercano di restare organici nel secondo caso. E quando, diciamo, quando si disfano i comandi del corpo alpino, proprio nelle situazioni della Julia e Cunense, si vede l'effetto, che è identico a quello delle fanterie. Ma fino al 22 di gennaio i legami organici anche fra unità erano tenuti dagli ufficiali. Sulle fanterie il processo è quasi immediato, anche perché c'è un fattore di enorme disturbo in tutto questo, che è la condotta delle truppe tedesche, cioè le nostre inefficienze che ci sono, si somma un'azione, un intervento che è assolutamente distruttivo rispetto a quello che è un ordinamento di ritirata, dei comandi tedeschi che si muovono per conto loro, occupano gli assi viari, prelevano addirittura i mezzi. Ricordo che proprio a dicembre il generale Biglino, comandante dell'intendenza, dà ordine ai neutisti italiani di difendere i mezzi con le armi, e sparare contro i tedeschi se vogliono sequestrargli i mezzi. Però in più si somma appunto la carenza logistica, non c'era più benzina, quindi se uno aveva un reparto di artiglieria e non è che poteva portarsi via i cannoni a mano, doveva inertizzarli e lasciarli lì. Però i tempi sono assolutamente corretti. Se legge, per esempio, il resoconto di Bellini della Pasubio, del 30° raggruppamento d'artiglieria, o anche reduci che ho avuto occasione di incontrare, la situazione è sempre uguale, cioè in pochissimo tempo i comandi spariscono. Ci sono ufficiali che cercano di svignarsela, ci sono anche quelli che restano sul posto, ma soprattutto c'è una condotta da parte degli ufficiali tedeschi che è di continuo disturbo. Per dire, la 298esima non ubbidisce ai comandi di Zingales, dice no, io prendo direttamente i comandi da von Weichs, quindi i tuoi ordini non li rispetto. Quindi c'è questa, capisce, questa continua, diciamo, qualcuno l'ha chiamata ammutinamento, comunque questa continua fonte di ulteriore caos sotto un'offensiva. Tenga anche conto che spesso le truppe italiane non sapevano neanche i toponimi. Se lei guarda le nostre carte, a parte che la parte sono traslitterate dal tedesco, ma i soldati, una volta lasciati senza comandi, non sapevano letteralmente dove si trovavano. Se voi leggete le memorie di Rigoni Stern, lui dice: io ho scoperto che si chiamava Belgorje dopo, prima non sapevo che era Belogorje. C'è questa, sì, senz'altro, 15 ore sono anche tante, perché in alcuni casi hanno avuto uno sfaldamento dei legami organici nel giro letteralmente di 3-4 ore. La ringrazio. No, prego. C'è una domanda chiusa, diciamo molto, molto semplice, di Ilario Botturi. Le chiede se sta scrivendo un altro libro. Sì, ma non lo sto scrivendo sulla questione, diciamo, della ritirata di Russia, perché per me questo, diciamo, è un tema chiuso adesso quasi, quindi è di tutt'altro genere, sempre sull'Unione Sovietica, ma di altro argomento. Ecco. Perfetto, grazie. Maria Cristina Chioffi, abbiamo l'ultima domanda. Maria Cristina? Sì, sto tentando, ecco... Allora, la mia domanda è relativa a un'osservazione che è molto umana e molto semplice, che sempre mi viene di fare quando leggo queste testimonianze. E sono figlia di un reduce e
custode quindi della memoria di mio papà, che sono riuscita poi a condividere con gli altri. E in questa memoria, fra le tante cose raccontate, cose che prevalentemente sottolineano gli aspetti umani della sua vicenda dolorosa e tragica, c'era un insegnamento. Era un insegnamento che lui sempre faceva a noi figli, ed era quello di appunto nella vita le persone che ci si presentano dinanzi magari dicono cose che sembrano vere, che sembrano leali, che sembrano giuste, e poi invece si comportano da codardi. E in guerra, che è appunto un teatro umano, tragico, ma molto reale, molto vero, si vedono appunto le figure del codardo e emergono fortemente quelle degli eroi, ma altrettanto quelle dei codardi. E la sua memoria era riferita in particolare questo esempio, era riferito ad un maggiore che era la figura più alta in grado in quel momento a Millerovo. Lui faceva parte della sanità, era in un ospedale da campo, e figura che si dimostrò estremamente vigliacca e codarda, e disse la vigilia di Natale: dobbiamo combattere fino all'ultima goccia di sangue. E dopodiché tagliò la corda con l'ultimo aereo disponibile. E questa memoria poi io l'ho trovata confermata nel diario che è stato pubblicato recentemente del direttore dell'ospedale da campo di mio padre. Io sono riuscita a rintracciare la figlia, e anche la figlia aveva un diario a mio avviso estremamente importante, perché ricchissimo, a differenza di quello di mio padre che appunto più raccontava gli aspetti umani. Questo invece è ricchissimo di riferimenti storici, di nomi, di circostanze, di dettagli. E questa stessa figura che citava mio padre lì trova conferma, e addirittura viene detto che in questi giorni tragici di questo assedio fece uccidere, portò a morte quattro ufficiali. Nel diario di questo direttore ci sono poi altri riferimenti, sia a circostanziati, sia a persone appunto che espressero in alto modo virtù eroiche, sia ad altre persone invece a comandi particolarmente, che utilizzarono tutti gli strumenti più meschini per riuscire a tagliare la corda. E la mia domanda è questa: quanto ancora possono aggiungere le testimonianze di questi uomini, tra virgolette, piccoli, che sono i nostri genitori, i nostri zii, i nostri nonni, e che sono testimonianze vere, credo senza ombra di dubbio, sono testimonianze assolutamente reali, quanto posso aggiungere alla storia, quella invece dei sacri testi, che è stata scritta spesso su appunto su verbali, su tramite verbali, tramite altri documenti, spesso scritti appunto da questi comandi. E quindi quanto ancora c'è da aggiungere per arrivare ad una verità anche
su questo aspetto, insomma, che non è di poco conto, perché queste sono le persone che hanno poi condotto i nostri cari sia in avanti sia durante la ritirata. Ecco, questa è la mia domanda. O se dobbiamo arrenderci invece e dire purtroppo la storia umana è questa, è fatta di luci e di ombre, e dobbiamo allargare le braccia e pensare che alcune di queste figure che noi oggi onoriamo e rispettiamo poi invece non furono così come appaiono. Guardi, questo partiamo con la vicenda che infatti è molto particolare e molto studiata in Russia per questa peculiarità. Con la vicenda dell'ottava armata è conclamato il valore della storia dal basso, è stato potentissimo, perché la vulgata che viene diffusa in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale in pratica riprende sempre l'ordine di Mussolini di marzo, in cui dice: eroi, avete resistito per 3 mesi sul Don contro superganti forze e tutte queste cose qua, e tutti eroi, tutti, e solo avete ceduto davanti alla potenza delle macchine, eccetera, eccetera. E è un lungo lavoro dopo la guerra, guardi figure come quella di Lamberti, che fa tutta una polemica, l'ex comandante di Montecervino, che poi verrà appunto anche degradato, punito, ufficiali, veterani e quant'altro, che apertamente e nelle forme più diverse, perché non si va solo su articoli a stampa, memorie e quant'altro, ma ricordo quando Battisti cerca di andare a Cuneo a ripresentarsi come candidato, insomma, dopo le messe, mi pare, e viene cacciato dalla città dagli alpini, che si ricordano molto bene come si era comportato al fronte, e lui ritorna un uso di onori della prigionia in Russia nel 54, medagliato con quant'altro, insomma, quindi c'è una memoria potente dal basso che ha un valore. La stessa mia ricerca in fondo ha avuto proprio un apporto diretto da parte di reduci che hanno vissuto queste vicende, la prigionia, e hanno potuto testimoniare anche la condotta dei loro, Zavagli ne parla apertamente, anche credo nelle memorie, insomma, non avrebbe dovuto essere Rostov a subire l'offensiva, perché aveva avuto finalmente la licenza, e il suo comandante lo chiama e dice: no, guarda, tu sei preziosissimo qui, la licenza la prendo io e tu resti qui, caro, per dire. E ce ne sono veramente a dozzine di questi episodi, però appunto la storia dal basso, la storia di queste persone, diciamo, così piccole se vuole, però è fondamentale per fare poi ritornare sui suoi binari la realtà. Perché questo è un problema, per esempio, enorme. Una delle ragioni per cui lavoro in Russia e mi chiamano e si lavora volentieri con loro è che stanno cercando di ricostruire tutta la memoria della Seconda Guerra Mondiale al di fuori delle vulgate ufficiali. Perché anche loro hanno avuto appunto una storia da basso, tante memorie. In Italia comunque tenga presente che dal 91 ne sono uscite tante, proprio perché tanti le tenevano nel cassetto e avevano paura di dire certe cose. Non è che fosse tutto così limpido e chiaro, perché c'era ancora la guerra fredda e alcune cose non si potevano dire. Quindi senz'altro, se potete conservatela, però purtroppo queste persone non sono immortali e è difficile poi riuscire a creare, diciamo, un archivio della memoria popolare diffuso che possa servire anche da fonte oggettiva. Poi, appunto, bisogna andarle a cercare le testimonianze e fare un lavoro sistematico. Lei pensi che io 20 anni ho lavorato sempre e solo per i russi, cioè sono pagato dalle università russe e incaricato da loro, ma da parte italiana, un'università che avevo cercato di coinvolgere, ha mandato qualche professore a farsi la gita, ma non c'è un interesse sostanzialmente, perché è considerata una storia minore, un po' folcloristica e sostanzialmente lasciata da parte. C'è un problema, diciamo, di ordine e di ordinamento strutturale dell'università, perché la storia militare non è più compresa, diciamo, nel novero delle materie, così come la storia dell'URSS, eccetera. Però c'è un problema proprio di atteggiamento mentale, non viene, diciamo, presa in considerazione. La ringrazio.
Grazie mille, professore. Direi che il tempo purtroppo è tiranno e quindi direi di chiudere qui. Se poi magari qualche domanda, se sono poche, le possiamo anche raccogliere. Pare ce ne sia una che è molto è semplice come domanda e corta, però penso che l'argomento sia lungo, magari la sviluppiamo in un altro modo. A questo punto vorrei ringraziarla tantissimo perché a me è piaciuto tantissimo il suo intervento e vorrei lasciare la parola a Riccardo per chiuderlo. Grazie. Anch'io mi aggiungo a questi ringraziamenti, un peccato interrompere, spero che ci sia un'ulteriore occasione. Quindi grazie mille, veramente grazie mille, sicuramente a nome di tutti gli altri. Chiedo anche a Tiglio e Federico se vogliono interrompere la registrazione perché la chiudiamo qui. E ricordo che ci sarà la registrazione sul sito, i tempi tecnici per poterla caricare, si aspettano da voi pareri, suggerimenti, critiche e quant'altro per rendere viva la partecipazione vostra tramite i canali attraverso cui ci parliamo. Insomma, non siamo un'associazione organizzata, siamo un gruppo di amici che cerca di fare qualcosa di utile. E do anche la parola a Osvaldo che chiuderà veramente e definitivamente la cosa perché vi parla del prossimo impegno. Ancora grazie professor Scottoni. Grazie a voi. Buona serata. Buona serata.